Ok, vabbè, Perfetto. fatto. Bene, quindi benvenuti a questo talk di questa sera su sinfoni e test funzionali. In realtà questa è la versione italiana di un talk che ho fatto esattamente 2 mesi fa all'SF Day, sempre online ovviamente visto il periodo, che è una conferenza sempre organizzata dal GRUSP. Penso di non dover spendere, datemi un attimo, troppo tempo a parlare magari di chi sono io, anche se 2 parole le dirò. Sono uno sviluppatore a facile.it, ormai lavoro lì da diversi anni, più di 6 ormai. Quelli sono gli handle con cui mi potete trovare su Twitter e su GitHub. Sono anche, oltre che uno dei 3 coordinatori insieme a Aureliene e a Gabriele, del PHP User Group di Milano, anche uno dei segretari del PHP Fig. Il talk di stasera, più che una roba prettamente tecnica, sarà più un racconto di tutto quello che ho accumulato negli anni come trucchetti, come esperienza scrivendo test per applicativi Symfony. E volevo approfittare di questa cosa anche perché un po' tutto il racconto parte un po' da quello che è la mia esperienza anche come speaker, come persona che fa talk alle conferenze. Perché tutta sta roba, tutta sta storia è iniziata col mio primo talk in assoluto, che è questo qui che vedete, nel 2015, sempre all'SF Day tra l'altro. Spero che sia un po' la dimostrazione del fatto che non è niente di speciale che tutti voi potete fare una cosa del genere, non dovete immaginarvi che siccome una persona fa lo speaker, fa talk alle conferenze, è una persona speciale, tutt'altro. E infatti l'invito di Aurelien di prima, di unirvi a noi e raccontarci qualcosa, è la stessa cosa che ho fatto io. Io ho iniziato in questa stessa maniera, ho fatto questo primo talk prima al PUG e poi a questa conferenza. E non è che ho tirato fuori il coniglio dal cilindro, semplicemente ho raccontato quello che stavo facendo al lavoro, cosa avevo, in che modo particolare avevo risolto il mio problema. Questo problema specifico era legato al fatto che avevamo scritto un pacchetto open source che si chiama Parayunit, di cui poi parlerò un po' più nel dettaglio, e Parayunit non faceva nient'altro che accelerare la nostra test suite, perché era maledettamente lenta. Quello era stato il mio pallino perché poco prima di cominciare a lavorare in facile, avevo letto, tra le altre cose, questa roba qui, che una test suite che dura troppo, che dura più di 10 minuti, in teoria è inutile. Sembra un'affermazione un po' brusca, però ha un fondo di verità. Il punto qual è? Che se per eseguire tutti i tuoi test ci vogliono più di 10 minuti, vuol dire che molto probabilmente il più delle volte non li farai girare tutti perché se lo facessi dovresti ogni volta andare a farti una passeggiata e quindi ti sembrerebbe tempo perso. Ma al tempo stesso non eseguire l'intera test suite è un danno perché significa che non otterrai il vero e pieno valore dei tuoi test perché il vero valore è quando tu tocchi il codice in un punto e ti puoi accorgere del fatto che lo stai rompendo in un punto che ti sembrava scorrelato, un altro punto completamente diverso che ti sembrava scorrelato. Parayunit in particolare, quindi attaccava con precisione questo problema perché in quel periodo stavo lavorando a un progetto abbastanza corposo, che era già oltre al periodo il milione di righe di codice PHP, e durante la mia presentazione all'SFD avevo questa slide che riportava praticamente una stima di quanto ci avrebbe messo la nostra test suite a essere eseguita per intero. Una stima perché dopo 5 minuti PHP Unit moriva male e si schiantava perché esauriva la memoria. E se facendo una stima lineare, quindi proiettando il numero di test eseguiti rispetto al numero totale di test ancora rimanenti, ci avrebbe messo 40 minuti. Anzi, 45 in tutto, a fare tutto il giro, perché avevamo appunto più di 1500 test funzionali perlomeno, che sono quelli veramente, veramente lenti. Con Parayunit abbiamo abbassato brutalmente il tempo di esecuzione a circa 6 minuti. Perché? Perché i test funzionali hanno un sacco di tempi morti, di input-output in cui il kernel sta macinando, aspetta
l'input output in lettura dei file dal disco e cose del genere. Quindi brutalmente basta eseguirli in parallelo e si risparmia tempo. Poi non è così semplice, no? Non è che basta installare parunit e il problema è risolto, e poi lo vedremo più nel dettaglio. Però diciamo che per me è stato il primo punto di partenza, il primo passo in questo percorso in cui ho cercato di migliorare sempre di più il modo in cui testavo le mie applicazioni. Un'altra cosa che ho imparato subito dopo è la cosiddetta test pyramid, la piramide dei test. È un concetto che adesso qui ho messo un link di un articolo di Martin Fowler che lo spiega molto bene, è una specie di metafora per spiegare che categorie di test ci sono e come dovreste scrivere o distribuire i test che scrivete in queste categorie. In pratica, in cima alla piramide, sulla punta, quindi nella categoria che figuratamente è la più stretta, la più ridotta, ci sono i test end-to-end. Sono dei test un po' lenti, un po' pesanti, ma che danno tanto valore e sono pesanti perché avviano la vostra applicazione per intero. Quindi normalmente si eseguono partendo da un browser proprio e simulando le azioni dell'utente, e quindi al di sotto bisogna avviare tutti i componenti dell'applicazione, dal database, al web server, a eventuali servizi aggiuntivi. Al di sotto, a seconda di come può essere dettagliata questa piramide, adesso io ho semplificato, ho fatto solo un livello intermedio, ci sono i test che possono essere chiamati funzionali, di integrazione o simili, ma ho usato la parola funzionale perché stasera parleremo specificamente di Symfony, e Symfony appunto chiama questi test come funzionali. Sono i test di livello un pochino più basso, perché normalmente partono brutalmente a livello HTTP, quindi inviano una richiesta alla vostra applicazione e talvolta saltano anche il server HTTP e vanno direttamente nel codice PHP, ma che comunque testano una buona fetta alla vostra applicazione, normalmente un'intera funzionalità magari, e quindi sono un buon trade-off tra pesantezza, lentezza e valore ottenuto dall'esecuzione dei singoli test. Normalmente quindi quello che si fa per un test funzionale è simulare una richiesta HTTP, beccare un controller e verificare che la risposta e eventuali side effect siano corretti, quindi che magari se qualcosa sia stato salvato a DB, che sia stata inviata un'email o che semplicemente la risposta che viene ottenuta in questa maniera sia corretta e quindi venga mostrata la giusta pagina, il giusto payload JSON o cose del genere. Alla base della piramide dei test, poi ci sono invece i test unitari che sono all'estremo opposto rispetto a quelli end-to-end, quindi sono dei test molto veloci che testano un pezzo di codice molto piccolo, un'unità, spesso e volentieri una singola classe, e che però quindi danno relativamente poco valore, nel senso che puoi testare un piccolo pezzo per volta. Ovviamente il punto è che la differenza di velocità che c'è tra ogni gradino di questa piramide è enorme, c'è proprio almeno un ordine di grandezza. Quindi diciamo che un test unitario lo puoi eseguire in un millisecondo, un test funzionale può metterci mezzo secondo, un secondo, un test end-to-end può impiegare diversi secondi, anche perché spesso non è una singola azione, ma spesso in end-to-end si va a testare un intero flusso. Il punto è quindi che bisognerebbe scrivere tantissimi test unitari, un po' di test funzionali e qualche test end-to-end, perché in questa maniera è più semplice coprire il 100% del proprio codice senza dover scrivere talmente tanti test che appunto si arriva ad avere test suite che ci mettono ore ad essere eseguite. Infatti il motivo per cui Parunit poi non è bastato in quel frangente è che in realtà stavamo sbagliando dal punto di vista della piramide. Non avevamo test end-to-end, più che altro perché al periodo non avevamo ancora un front-end JavaScript, stiamo parlando di più di 5 anni fa, quindi alla fine era ancora presto per l'avvento dei vari React e Angular con la prepotenza. Avevamo tantissimi test funzionali perché sono, diciamo che sono invitanti perché sono abbastanza semplici da scrivere e al tempo stesso danno tanto valore. E avevamo pochissimi test unitari. Questo era proprio il caso principe che dimostra che seguire la piramide dei test aiuta tantissimo, perché fondamentalmente sì, avevamo una buona copertura di test, ma non era una copertura ottimale e comunque i nostri test erano molto, molto lenti. Un'altra cosa che poi ho imparato, più recentemente a dire la verità, è che
mi sono ritrovato a pensare che alla base della piramide in realtà potevo aggiungere un altro gradino più sotto. E questo gradino per me è l'analisi statica del codice. Cosa significa? Significa che in questi ultimi anni hanno preso piede nell'ecosistema PHP principalmente due tool che sono PHP Stan e Psalm, che fanno analisi statica del codice. Analisi statica significa che, a differenza dei test che verificano la correttezza del codice eseguendolo, sono in grado di verificare la correttezza del codice semplicemente leggendolo. E questo è molto potente perché significa che potete eseguirli sull'interezza della vostra code base in pochi secondi. Se vogliamo banalizzare, voi avete già familiarità con strumenti che fanno analisi statica. L'IDE è uno strumento che fa analisi statica. Quando vi segnala con una sottolineatura rossa, un errore nel vostro codice, quella è analisi statica. Ma anche per esempio gli strumenti di CodeStyle fanno analisi statica, anche se lo fanno per una cosa che riguarda solo la formattazione del codice e non la correttezza formale. In ogni caso sono due strumenti che io ormai ho integrato nei miei progetti di lavoro, li consiglio entrambi e anzi io li eseguo entrambi perché ho notato che in linea di massima, siccome hanno due approcci un po' diversi nell'interpretare il vostro codice, a parte gli errori banali, quando poi si scende un po' nel dettaglio e vanno a individuare delle cose un po' più di fino, spesso trovano delle cose diverse, degli errori di tipo diverso. Quindi comunque non è male il fatto di, alla fine, diciamo, usarli tutti e due. Tanto comunque tutti e due fanno, collimare la vostra code base. Scusate, mi è partito il mouse. La vostra code base verso la correttezza, diciamo, verso una situazione in cui non dovreste commettere errori. Se posso farvi un esempio di caso in cui questi strumenti risultano utili già dalla prima introduzione, la prima volta che ho eseguito PHP Stan su un progetto che già era in piedi e girava da parecchio tempo, mi ha immediatamente trovato un bug. Io ero convinto che quel pezzo di codice fosse corretto, era anche testato, ma in realtà era sbagliato. Avevo scritto una condizione di errore mentre decodificavo un Base64. Quindi chiamavo Base64 decode, prendevo l'output e l'output, siccome le funzioni di PHP, se fallisce, non tira un'eccezione, ma ritorna, adesso non ricordo se null o false, avevo scritto un if che verificava il contenuto della risposta, del risultato, ma la stavo confrontando col valore sbagliato. E PHP Stan è stato in grado di dirmi: guarda che questa funzione non ritornerà mai null, ma false in caso di errore, quindi questo ramo, questo contenuto di if non verrà mai eseguito. Quindi praticamente la mia condizione di check contro l'errore era assolutamente errata e inutile. È un esempio banale, però fondamentalmente usare l'analisi statica in questa maniera è... Io praticamente vedo lo stesso parallelo che c'è tra test unitari e test funzionali, lo vedo anche tra codice statico, cioè l'analizzazione della statica del codice e test unitari. Tant'è che la mia routine mentre scrivo codice è questa: scrivo e poi ho un make che esegue in sequenza il check della code style, l'analisi statica e poi solo dopo i test. E uso questa roba un po' come nel TDD, no? Quindi scrivo, faccio girare, è verde, ok, vado avanti, rosso, no, correggo. Questo perché l'analisi statica mi mette in grado di intercettare eventuali errori anche banali che posso aver commesso, sia tra l'altro nel codice del test che nel codice stesso del programma, perché analizzo staticamente entrambe le cose, sia i test che il codice sorgente. E in questa maniera ho un ulteriore aiuto nel mantenere questi la mia code base in uno stato migliore. Quindi diciamo che questo è un ottimo modo per accelerare quello che può essere il ciclo di feedback del vostro lavoro, no? Mentre si scrive codice. Fatto questo step, però, come dicevo prima, il punto era accelerare i test, no? Quindi, ok, l'analisi statica è ottima, ma appunto fa una correttezza formale, un po' come il correttore ortografico di Word, no? A un certo punto, grammaticalmente, quello che scrivete può essere corretto,
ma funzionalmente in termini di funzionalità che volete fornire al vostro utente, questo l'analisi statica non lo può verificare. Quello potete verificarlo solo con dei test un po' più articolati. Come detto prima, installare Parunit non è la mano santa, lo installi e va in parallelo e funziona, più che altro perché purtroppo i test che scrivete normalmente non si aspettano di essere eseguiti in parallelo. Quindi la prima cosa che ho fatto dopo aver scritto Parunit è stato scrivere un ulteriore pacchetto che si chiama Parunit Test Case, che fornisce un test case di base che cercava di isolare l'applicazione Symfony. In pratica cercava di intercettare tutti i punti in cui con Doctrine andava a scrivere nel database e cercava di fare in modo che Doctrine non riuscisse mai a scrivere per davvero su MySQL. E lo facevo racchiudendo il mio test in una transazione e invece che eseguire il commit alla fine, eseguivo un rollback durante il teardown del test stesso. Quindi questo implicava che fondamentalmente, senza accorgersene, grazie a Doctrine che creava un livello ulteriore di transazione in maniera trasparente, la mia applicazione veniva eseguita, ma non riusciva mai a concludere la transazione e quindi scrivere per davvero. E questo creava molto semplicemente questo livello di isolamento a livello di DB per i miei test. Come spesso però capita, su internet troverai sempre qualcuno che fa meglio di te le cose che fai, e così mi è capitato. E infatti ho trovato una persona che ha implementato il mio stesso trucco, quindi di usare la transazione per i test, ma meglio in maniera più furba, perché io l'ho fatto attraverso il test case ed era parecchio complicato, invece questa persona ha fatto questo pacchetto che si chiama Doctrine Test Bundle, io ho deprecato il mio e ho consigliato quindi di conseguenza quest'altro pacchetto, e questo Doctrine Test Bundle, che incidentalmente non è fatto dal team di Doctrine, non fa nient'altro che aggiungere un listener di PHP Unit, e di usare il singleton sulla connessione al database, quindi proprio sulla classe di DPAL. In questa maniera, durante l'esecuzione dei vostri test, la connessione sarà un singleton e quindi questo pacchetto è in grado di controllare con precisione che ci sia sempre questo rollback eseguito alla fine del test. E in questa maniera non c'è bisogno di entrare e mettere i tentacoli sull'esecuzione del test, sui vostri test, in modo che ci sia questa intercettazione perfetta in tutti i punti delle scritture database. In questo modo, per esempio, anche se doveste eseguire una query di basso livello prendendo la connessione da DBL e quindi saltando l'ORM di Doctrine, verrebbe comunque intercettata e quindi l'isolamento del vostro test verrebbe rispettato. Parimit Test Case però faceva anche qualcos'altro in più rispetto al Doctrine Test Bundle, perché era poi a sua volta costruito sopra un altro pacchetto, lo estendeva, che era il Functional Test Bundle di Leap. Questo bundle mi aveva interessato in prima battuta perché ha questo piccolo metodo, ha il get container, quindi praticamente ha un piccolo helper che vi permette di arrivare ad acchiappare il container della vostra applicazione Symfony e estrarne gli eventuali servizi se necessario. Questo sembra una cosa banale, ma al di sotto significa che quindi sta interagendo con il kernel della vostra applicazione, lo sta avviando. Quindi è una roba un pochino di fino che tra l'altro applica anche uno strato di cache che quindi aiuta l'esecuzione dei test perché rende l'avvio del kernel della vostra applicazione durante il test più veloce, quindi i test funzionali banalmente sono accelerati. Il Functional Test Bundle però si porta dietro un sacco di altre cose che a me non interessavano, soprattutto di gestione delle fixture, e ovviamente siccome già utilizzavo il Doctrine Test Bundle era una cosa di troppo per me, e quindi l'ho forcato. E ne ho creato questo fork sotto l'organizzazione della mia azienda che si chiama Symfony Functional Test Case, che quindi si porta dietro solo questo pezzettino, solo questa roba del get container e poco altro, proprio perché mi interessava solo quello, quindi avere questo utility e avere l'accelerazione sull'esecuzione dei test funzionali. Detto questo, un'altra categoria di suggerimenti che ho è quello sulla
cura delle proprie fixture, quindi su, l'ho chiamata in inglese la good fixtures hygiene, quindi fare attenzione alle proprie fixture. Perché? Perché le fixture sono dei tool che servono ai vostri test, quindi se non ve ne prendete cura, di conseguenza i vostri test potrebbero avere problemi o perdere in qualità. La prima cosa su che vi sento di consigliarvi è di non cambiare il vendor del vostro database solo per i test. Ho letto tantissime volte come consiglio per accelerare i test il fatto di usare SQLite al posto di MySQL solamente per i test, perché essendo un database più leggero che può essere anche messo in RAM, l'esecuzione dei test dovrebbe accelerare. Il mio suggerimento è di non farlo perché penso che non ne valga assolutamente la pena, nel senso che fare questo cambio è sicuramente un trade-off, ma cos'è che state scambiando? Cioè state ottenendo velocità in cambio di cosa? Quello che state perdendo è il fatto che i vostri test potrebbero essere meno coerenti e meno rispondenti alla verità, a quello che è la vostra esecuzione in produzione, perché SQLite si comporta diversamente. È più veloce rispetto a MySQL, più che altro perché fa una marea di check in meno e fa ha delle feature in meno. Quindi adesso in passato ricordo che per esempio avesse molti meno check sulle foreign key. E in questa maniera rischiereste di avere un test che dovrebbe fallire perché magari state spaccando qualcosa a livello di foreign key e invece non lo fa perché avete cambiato quindi al di sotto il vendor del vostro database. Tra l'altro poi in realtà se utilizzate uno strumento come il Doctrine Test Bundle, quindi che quindi vi dà le transazioni come livello di isolamento, spesso e volentieri il guadagno di velocità che avreste con SQLite è irrisorio, perché già con le transazioni in realtà voi non arrivate mai a scrivere per davvero a disco e quindi non c'è quel tipico rallentamento da input output su disco che avreste se fosse un'esecuzione completa, insomma, quindi un'esecuzione pari a quella di produzione, insomma. E quindi il trade-off è ancora più svantaggioso da questo punto di vista. Vi assicuro che già mettere il Doctrine Test Bundle accelera un sacco, perché appunto c'è la transazione e perché poi tanto durante i test il vostro database al massimo avrà le fixture che a quanto possono ammontare? Mezzo mega? 2 mega? Di default la cache di MySQL è 16 megabyte, quindi vuol dire che il vostro database è già completamente in RAM, già senza fare nient'altro. E quindi c'è poco da migliorare rispetto a già aver inserito una transazione. Un altro approccio che poi applico sempre, quando possibile, è quello di validare le mie entities. Applico delle regole di validazione alle entità di Doctrine, anche se, per esempio, è un progetto di puro backend che non guadagnerebbe qualcosa da questa validazione perché magari non c'è il classico binding tra form di Symfony e entità che quindi ti darebbe degli errori di compilazione del form in un CRUD terra-terra. Questo perché? Perché questa validazione in pratica vi garantisce che quello che scrivete al database è corretto e non potete più o meno, diciamo in linea di massima, fidarvi di quello che leggete e che scrivete. Per essere particolarmente rigido, tra l'altro, faccio scattare questa validazione con il listener di Doctrine al pre-flush, quindi proprio letteralmente non è possibile scrivere dati non validi a database. Sicuramente è un approccio un po' rigido, però ho visto che ha pagato tanto in diverse occasioni, perché in questa maniera sono anche costretto a scrivere delle fixture più corrette. Perché se le fixture non passano la validazione, non riesco a scriverle, non funzionano, si spaccano. Questo è quindi un incentivo a scrivere delle fixture che sono più allineate ai dati di produzione, che non hanno magari dati incompleti o incorretti. E in questa maniera diventano dei dati più affidabili nel momento in cui dobbiamo cercare fondamentalmente di usare queste fixture, questi dati per i nostri test. Ovviamente questo implica che scrivere delle fixture è un filino più complesso e per questo motivo tendo a creare delle classi di fixture builder, quindi che ne so, user fixture builder, product fixture builder e cose del genere, che non sono nient'altro che dei piccoli builder che creano delle entità in stati validi e quindi posso usare queste classi sia al volo nei miei test per crearmi al volo un dato
in un formato particolare, in uno stato particolare che il mio test richiede, sia banalmente proprio per costruire le fixture normalmente nelle classi che poi vengono utilizzate da Doctrine per popolare database in partenza. Un'ultima cosa che faccio è cercare di randomizzare i dati delle mie fixture. Quindi ho in passato usato Faker, che è una libreria che permette di ottenere praticamente dei dati random di tipo specifico, quindi nomi, cognomi, numero di telefono, indirizzi email o quant'altro. Faker è stato recentemente deprecato, il maintainer si è ritirato perché adesso lavora poco in PHP, se non sbaglio è diventato il maintainer principale di React Admin. Però se non ricordo male, ho creato un fork che sta portando avanti la libreria in maniera compatibile, che si chiama Faker PHP o PHP Faker, se non ricordo, stavo guardando giusto questo pomeriggio. Quindi comunque c'è modo di rimpiazzare Faker semplicemente nei vostri progetti se necessario. Altro suggerimento per le fixture, non mettetele sotto SRC. Questo è un errore che ci portiamo dietro da Symfony 2, in cui nella struttura di default del progetto si suggeriva di avere SRC, data fixture e poi tutto lì dentro, e lo ritengo ovviamente una cosa sbagliata, perché non è codice di produzione, è codice che in realtà appartiene ai vostri test, quindi dovrebbe essere spostato appunto sotto la cartella di test. La cosa è doppiamente utile perché ho notato che farlo aiuta a utilizzare strumenti come Composer Require Checker, che è un altro tool che ho utilizzato di recente. Composer Require Checker praticamente cosa fa? Legge la vostra SRC e controlla che non abbiate utilizzato qualche simbolo, quindi qualche classe, qualche costante e quant'altro, che appartiene a una libreria che non è richiesta nel vostro Composer JSON. In che senso? Nel senso che se utilizzate una classe di una certa libreria, quella libreria deve comparire sotto il require, quindi vi permette di evitare di usare per sbaglio, per esempio, classi che sono require dev o le cosiddette dipendenze indirette. A me, per esempio, era capitato, avevo come dipendenza indiretta una libreria che esponeva una certa eccezione, tipo una user not found, mi pare, una roba del genere. Nella fretta con l'autocomplete avevo usato quindi la classe sbagliata e mi è praticamente scoppiato nel momento in cui quella dipendenza indiretta è sparita perché avevo rimosso la dipendenza invece diretta che la richiedeva e che stavo utilizzando. Un tool del genere quindi vi segnalerebbe sia questo genere di errore sia se per esempio per sbaglio doveste utilizzare una classe che invece è dentro la vostra cartella di test, magari che ne so. Potrebbe essere una classe che fa da stub, da mock di qualche servizio che utilizzate e quindi vi eviterebbe un errore che i vostri test non sarebbero in grado di intercettare, ma che invece creerebbero un fallimento in produzione nel momento in cui appunto la cartella di test non sarebbe presente. Ok, adesso che vi ho raccontato un po' dei tool che utilizzo, vi faccio vedere come li utilizzo, perlomeno in che maniera vanno a modificare il modo in cui scrivo i test, in che maniera mi influenzano quando li scrivo. Sicuramente, come vi dicevo prima, l'uso di Doctrine Test Bundle permette una principale buona pratica che è quella di avere test indipendenti. Un errore che ho visto fare in passato era proprio quello, no? Scrivere un test che poi dipendeva dall'esecuzione di un test precedente. Esempio pratico. Qui vi faccio vedere due test, no? Quindi che si basano sulla stessa fixture, ma il test precedente cancella quella fixture. Quindi se eseguo i test in ordine e non ho nessuno strumento che protegge il mio database, quindi o non ho Doctrine Test Bundle, oppure non ho neanche il ricaricamento delle fixture da capo tra test e test, questa situazione qua dovrebbe scoppiare, no? Il secondo test dovrebbe fallire perché non trova più la fixture 123 che è stata cancellata dal test precedente. E questo è un problema perché i test devono essere assolutamente indipendenti, cioè io dovrei poter eseguire i miei test in qualunque ordine, anche singolarmente, e il risultato non dovrebbe cambiare. Ricaricare le fixture prima di ogni test è un approccio sicuramente sicuro, però lentissimo. Quindi sicuramente l'approccio di utilizzare il Doctrine Test Bundle è sicuramente superiore dal punto di vista delle performance.
Un'altra cosa che cambia con questi tool è appunto, come vi dicevo, il get container. Quindi io per esempio posso fare get container, get qualche cosa. Questo esempio che vi sto mostrando, poi invece è un metodo di comodo che aggiungo praticamente sempre nei miei progetti, perché è una combinazione di questo tool con l'analisi statica. Perché? L'analisi statica mi permette di fare questo giochetto in più con le PHP doc. Praticamente è una sottospecie di generics specificata con queste annotation. Cosa gli sto dicendo? Gli sto dicendo che questo metodo getService ha un template T e che il parametro in entrata non è una semplice stringa, ma è un class string di T. Quindi se per esempio quello che sto passando dentro è entity manager due punti due punti class, T praticamente è l'entity manager. E questo è importante perché poi dico return T. Quindi nel momento in cui ho il nome di una classe in entrata, l'uscita non è un semplice oggetto, ma è la classe di cui ho chiesto, di cui ho passato il full qualified name come argomento. E questo è una roba che aiuta l'analisi statica e che quindi, per esempio, permette a PHP Stan e Psalm di capire che d'ora in poi tutto quello che chiamerò su questo oggetto sono metodi di T. Quindi nel caso che, nell'esempio che vi stavo facendo, se poi dopo ci chiamo find get repository, l'analisi statica lo capisce e continua ad analizzare in maniera sempre più precisa e corretta il vostro codice. Un altro surplus è che nell'ultima versione di PHP Storm questa cosa viene interpretata e viene letta. Quindi potrebbe addirittura migliorare l'analisi statica dell'IDE, ma anche l'autocomplete, per esempio. Quindi quando io faccio get service di un servizio, di una classe, che PHP Storm conosce, l'autocomplete dei vari metodi dopo successivi funzionerà nuovamente e non sarà un semplice oggetto. Ovviamente per funzionare alla perfezione questo metodo devo utilizzare i nomi delle classi come nomi dei servizi, ma questa è una pratica suggerita nelle ultime versioni di Symfony, quindi dovrebbe essere sempre più comune. Avere questo get service, quindi comunque poter sfruttare il get container, mi permette anche di scrivere dei test funzionali sui singoli servizi. Quindi non sono più costretto a scrivere test funzionali per Symfony che fondamentalmente devono testare solo a livello di controllo, quindi solo facendo richieste, ma posso, in maniera simile al modo in cui vi suggerivo di fare con la piramide dei test, posso scendere a più basso livello. Quindi, invece che, se per esempio devo verificare un repository non lo posso testare unitariamente perché interagisce col database e quindi un test unitario non porta molto valore, col fatto che al di sotto avrebbe tanti livelli di astrazione che non mi appartengono, quindi database, ORM, DBL, eccetera. Mi conviene quindi mantenere il livello di test al funzionale, ma posso ridurre all'osso testando solo i repository in isolamento. In questa maniera posso fare una decina di test con tutte le varianti, tutte le possibilità, e non devo farle a livello di controller, che poi mi costringe a scrivere dei test più lenti e più complessi per testare tutte le varianti. Oppure potrebbe esserci delle situazioni in cui non riesco a fare il test, perché magari la validazione del controller non mi permette di riprodurre il caso limite con precisione. Un'altra cosa che poi vado a testare funzionalmente, o quasi funzionalmente, è la validazione dell'entità di cui vi parlavo prima, no? Vi ho detto, applico delle regole di validazione alle mie entità. Ma come faccio a sapere se le regole che sto applicando sono corrette? Di nuovo un test. Di sicuro non posso mettermi a fare tantissimi test a partire dal controller per testare queste regole, quindi vado a testare direttamente la validazione a bassissimo livello. Questo è molto vantaggioso perché, pur rimanendo un test di tipo funzionale, sono dei test velocissimi. Questi test in genere si eseguono in meno di 10 millisecondi. Perché? Perché sto facendo get container, validator, e questa è l'unica parte funzionale del mio test. Get container è cacheato grazie al bundle sottostante e quindi sto solo recuperando il validatore correttamente configurato com'è nella mia applicazione per davvero, no? Quindi se ho messo delle regole particolari nella configurazione di Symfony o roba del genere. L'unico step che viene eseguito successivamente è quasi unitario, perché prendo l'entità che voglio validare e la do in pasto al validatore. Dopodiché asserisco
che non ci siano errori di validazione. Oppure, viceversa, cosa molto importante, non bisogna solo testare l'EpiPath, cioè il caso in cui è tutto verde, ma anche il caso in cui il nostro codice fallisce. Quindi, in questa casistica, il caso in cui la validazione scatta e segnala degli errori, ma lo deve fare in maniera mirata. Quindi, per esempio, scrivo dei test che si aspettano degli errori di validazione a un certo path, in una certa proprietà, perché altrimenti rischio dei falsi verdi nei miei test, dei falsi pass, perché potrei rilevare degli errori di validazione che però sono magari scorrelati, magari sono su una proprietà diversa rispetto a quella che stavo testando. Grazie a queste due asserzioni, quindi l'asserzione che una certa entità sia valida oppure che abbia un errore di validazione a un certo path, posso quindi scrivere dei test di questo tipo. Quindi, brutalmente, un assert is valid di un'entità, adesso qui per esempio sto testando che un'entità appena istanziata con i soli argomenti del costruttore sia valida, non abbia degli errori di validazione, oppure posso usare un data provider con n casi in cui voglio che la mia validazione fallisca, quindi posso testare tutti gli edge case possibili e, come vi dicevo, siccome questi test sono molto veloci, posso scrivere un centinaio di casi e questi verranno eseguiti in poco meno di un secondo, oppure ancora potrei scrivere un test che prima asserisce che ho un'entità in stato valido e poi cambiando una sola proprietà riesco a farla fallire la validazione. Questo è un altro modo di testare la validazione in maniera chirurgica e precisa. Il bello di questi test è poi che quindi appena trovo una situazione limite, un bug in cui la mia validazione fallisce, basta che aggiungo un test e la mia test suite, che rimane rapidissima, mi assicura che le mie regole di validazione siano belle, stringenti e valide. Ovviamente tutti questi consigli, tutti questi approcci possono sempre avere degli svantaggi, no? Possono sempre avere dei limiti e quindi non ve li voglio nascondere, voglio fare un po', mettere un po' le mani avanti, così che se voleste seguire i miei consigli sappiate già contro quali problemi potreste avere a che fare. Sicuramente il Doctrine Test Bundle ha delle limitazioni. Il primo è che se avete all'interno dei vostri test delle query che hanno un commit implicito, si spacca. Quali sono le query che possono avere un commit implicito? Sicuramente tutto ciò che altera lo schema database, ma anche la truncate. Ho scoperto infatti che la truncate in realtà non è un comando di per sé, ma è un comando che duplica la tabella, la svuota, cioè o meglio la tabella nuova è già vuota e poi sostituisce al volo le due tabelle, quindi butta la vecchia e rinomina la nuova, e questo lo deve fare quindi per forza con un commit implicito perché sta alterando lo schema del database, ed è questo il motivo per cui una truncate non va bene come modo per non può essere utilizzata, diciamo, un test, durante un test in cui state giocando col Doctrine Test Bundle. Per carità, anche fare una delete where 1 ha lo stesso risultato, siccome siamo in test, sicuramente non abbiamo così tante righe da creare dei problemi di performance. Un altro piccolo svantaggio è che ci sono meno log, perché col fatto che Doctrine non arriva mai a fare il commit, non vi mostra le righe di log di esecuzione delle query. Questo però non significa che i test non falliscano, perché comunque siccome le query, anche se racchiuse in una transazione, sono comunque inviate al database, se scrivete una query che fallisce qualche check, si rompe una foreign key, si tenta di fare un insert con un valore null che non è accettato e cose simili, comunque il database se ne lamenta anche prima di chiudere la transazione, quindi siete sempre protetti dal punto di vista dei test. Se comunque voleste vedere cosa sta succedendo, anche qui ci sarebbe una limitazione, perché anche qui, col fatto che il test non committa mai per davvero, anche a bocce ferme, dopo aver eseguito un test, se fate una query, non vedrete nulla, no? Vedrete le fixture pulite. Se voleste comunque ispezionare il database perché non state capendo cosa il vostro test sta combinando, cosa sta scrivendo, magari perché sta lavorando con delle fixture randomizzate con Faker, allora potete usare come ultima risorsa questo metodo del Doctrine Test Bundle che esegue in maniera forzata il commit, che quindi potreste magari scrivere nel teardown del vostro test per far sì che lo eseguiate, lo vedete magari fallire e poi possiate ispezionare il database per capire
cosa è andato storto per davvero. Un ultimo svantaggio del Doctrine Test Bundle è che purtroppo non è perfetto, nel senso che anche se c'è la transazione, il test può comunque fallire a caso. Questo perché comunque la transazione è uno strumento un po', diciamo, pensato per la produzione, in cui le collisioni di transazioni sono molto 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 rare, perché diciamo che difficilmente insisterete sulle stesse righe, perché la concorrenza che c'è in produzione è tra utenti diversi che al 90% lavorano su dati diversi. Nelle fixture invece le righe che avete a disposizione sono molto poche e per pigrizia si tende a scrivere test che insistono sempre sulle stesse fixture, perché magari l'utente admin è sempre il solito, perché magari avete pochi prodotti, perché magari avete poche casistiche. E quindi se tanti test insistono sempre sulle stesse righe, sarà facile che il database a un certo punto vedrà delle transazioni collidere tra loro e sarà costretto a farne cascare una delle due, a farla fallire. Questo quindi implica test che falliscono a random se vengono eseguiti in parallelo, ma per fortuna ParaUnity intercetta questo genere di problemi quando possibile, va a leggere il testo del fallimento e se riconosce un fallimento di quel tipo rieseguirà l'intero test, così da vedere se appunto il fallimento era dovuto a un problema di concorrenza o se proprio c'era un errore, quindi un fallimento vero e proprio nel vostro test. Un'altra cosa che ho imparato è che i data provider sono una cosa strana, nel senso che bisogna essere a conoscenza del fatto che PHP Unity esegue i data provider prima di tutto il resto, cioè prima ancora di eseguire tutti i test, lui esegue tutti i data provider, perché ha bisogno di sapere quanti test dovrà andare ad eseguire, perché ovviamente ogni entry del data provider va a moltiplicare l'esecuzione del singolo test. Quindi questo vuol dire che i vostri data provider devono rimanere il più leggeri possibile e quindi non dovete neanche interagire con l'entity manager del data provider. Quindi non fate una roba del tipo, nel data provider creo una fixture e la salvo anche a DB. No, non va bene perché succederanno delle cose strane, magari non ve la ritroverete oppure l'entity manager rimane sporco e cose del genere. Meglio di no. È sempre meglio nel data provider scrivere dati puri, passarli al test e poi magari si può eseguire la creazione della fixture come primo step del test, non è un problema. Però a quel punto siete già nel test, siete già dentro la transazione di Doctrine Test Bundle e siete sicuri di non sporcare l'esecuzione di altri test o cose simili. Altro punto problematico, i container il container non è sempre lo stesso. Nel senso che se fate disk e container grazie all'helper che vi arriva dal test case, non otterrete la stessa cosa che ottenete facendo client get container. Questo perché quando si fa get container, quello che succede è che viene preso il kernel dell'applicazione Symfony e viene avviato, quindi viene creata letteralmente un'istanza nuova del container. Quindi sono letteralmente due istanze diverse della stessa classe, dello stesso oggetto. E se quindi avete dei servizi che non sono perfettamente stateless, come per esempio l'entity manager, questo significa che non potete usarli in maniera intercambiabile, perché l'entity manager che vive dentro il client di test sarà quello che è stato usato dal vostro controller che state testando, mentre l'entity manager che avete fuori è un altro, e quindi le entità che sono managed in questi entity manager, quindi che quell'entity manager conosce, possono essere diverse. Quindi sì, potete fare disk, container, get, entity manager e interagire col DB, ma non potete interagire con le stesse classi. Oppure non potete ottenere informazioni dal profiler, per esempio. Il profiler in genere viene richiamato dal container per sapere se sono state inviate delle mail, se sono state fatte un certo numero di query o roba del genere. E se vi interessano queste cose, dovete per forza arrivarci dal container del client. Per evitare questi problemi, quindi io ho spesso arricchito il mio metodo getService, che vi ho fatto vedere prima, in questa maniera. Quindi gli passo come secondo parametro opzionale un client e se glielo passo vado a prelevare il servizio richiesto non dal container che ottengo dal test case, ma dal container che posso ottenere dal client. Quindi
passo il client a get container è arricchito in questa maniera e quindi se si ritrova un client fa client get container, altrimenti fa parent get container. Una cosa che poi fa è non prendere il get container secco ma fare questo get in particolare. Credo che nell'ultima versione di Symfony non sia più necessario, sia implicito, ma tenete conto di questa cosa. Quando siete in ambiente di test avete un servizio extra che si chiama test service container. Qual è la differenza? Con questo container potete recuperare anche i servizi privati che normalmente non sarebbero ottenibili col get nome servizio. E questo è abbastanza importante visto che da Symfony 3 in poi viene sempre consigliato di dichiarare tutti i servizi per quanto possibile privati, così che il container possa ottimizzare il più possibile la propria esecuzione. Ok, con questo ho finito. Grazie per avermi ascoltato. Questi sono i miei riferimenti. Sul mio sito troverete anche le slide, ma che vi linkerò anche su Meetup, quindi sono sicuramente a disposizione. Scrivetemi se avete dubbi, ma sicuramente fatemi pure domande adesso, visto che il talk non era particolarmente lungo, abbiamo un po' di tempo per chiacchierare dell'argomento della serata. Grazie mille, Ale. C'è un ragazzo che ha scritto se conosci Sonar Cloud. Sonar Cloud? Non, l'ho sentito nominare, ma non ho capito se è correlato a Sonar Cube. Non ne sono sicuro. Datemi un secondo che provo a recuperare la chat. Vediamo un po', faccio una brevissima ricerca per capire se stiamo parlando della stessa cosa. Visto sì, a Sonar Source Product, quindi immagino che sia... Sì, sono gli stessi produttori di Sonar Cube. Sì, conosco Sonar Cube di nome, non l'ho usato in maniera estensiva. Diciamo che rispetto agli strumenti di cui vi ho parlato sono un po' più di alto livello, sono un po' di più ampio respiro. Anche Sonar Cube fa fondamentalmente analisi statica. Non so quanto sia forte sul PHP, però è un altro strumento utile in questo senso. Diciamo che lo ritengo molto meno veloce di roba come PHP Stan e Psalm, perché insomma richiedono un'analisi molto più approfondita, però ovviamente è anche uno strumento più potente perché va riportare molte più informazioni, molte più analisi a delle dashboard molto abbondanti con un sacco di informazioni, e fa analisi anche per esempio su cose tipo le dipendenze, sulle licenze che vengono utilizzate, tiene traccia della test coverage, insomma è un'arma molto molto più ampia come strumento. Vedo un'altra domanda, ti è mai capitato di lavorare con DB Oracle? Come hai fatto per i test funzionali? No, DB Oracle non mi è mai capitato, se devo essere sincero. Normalmente ho sempre usato MySQL, ho usato MongoDB, dove invece le transazioni non c'erano. Adesso invece ci sono, ma non le ho, continuo a non usarle. MongoDB è talmente veloce che ho preferito l'approccio opposto di ricreare il database da zero ogni volta. Però nel caso di MongoDB, siccome non ha lo schema, c'è modo di fare proprio il clona del database in maniera molto rapida, a livello, cioè proprio MongoDB fa proprio una copia binaria del file, proprio bit per bit, e quindi molto molto veloce. Quindi quello che ho fatto è stato scrivere un pezzo di codice che si aggancia al funzionamento del test, mi scrivo una copia pulita delle fixture da parte, proprio faccio uno clone del DB con un nome specifico. E poi prima di avviare il test, ogni volta prendo quella copia specifica e la clono e me la metto sotto per preparare le fixture. Ed è sufficientemente veloce da funzionare bene. Se il database viene messo in RAM, ma questo con i container di Docker è molto semplice, basta il mount di un volume sotto TMPFS e va come una scheggia.
Altra domanda, hai mai fatto inspection test? Sì, non nei progetti di lavoro, ho fatto qualcosa in open source. Per chi non lo conosce, provo a condividere un attimo lo schermo, vediamo se ci riesco. Ecco qua, condividiamo questo browser. La libreria si chiama Infection PHP. Per chi non lo conosce, si tratta di mutation testing. In pratica è un tipo di test che prende la vostra test suite e il vostro codice e tenta di applicare delle piccole modifiche alla vostra code base e riesegue i test di conseguenza. Perché lo fa? Perché cerca di verificare che i vostri test siano sufficientemente buoni. Perché simula fondamentalmente dei bug in questa maniera, delle mutazioni. Con delle mutazioni crea dei cosiddetti mutanti e se un test fallisce col mutante attivo, avete ucciso il mutante, tra virgolette. Sì, è una nomenclatura un po' strana, però rende molto l'idea. Quindi il punto è che con il mutation testing, se si riesce a modificare la code base senza far spaccare un test, c'è un problema. Vuol dire che quel pezzo lì non è ben coperto. Sicuramente è uno strumento un po' complesso, che è abbastanza lento perché ovviamente deve rieseguire la vostra test suite n.000 volte. Funziona molto molto bene sulle librerie open source perché normalmente le librerie open source sono sufficientemente piccole e hanno una test suite sufficientemente veloce per poter eseguire tranquillamente questo strumento tutte le volte che si esegue la continuous integration. In progetti un po' più grossi la cosa diventa un po' più discutibile perché ovviamente è molto molto lento come approccio. Si può magari provare a eseguirlo una volta ogni tanto o a eseguirlo su parti ridotte della code base oppure a eseguirlo solamente di volta in volta solo sulle parti che vengono cambiate, per esempio dalla pull request. Questa è un'altra possibilità. Non so se ci sono anche altre domande. Secondo te il code coverage è un indicatore valido? Se sì, che percentuale secondo te è buona? Allora, sicuramente il code coverage è un'indicazione valida, però bisogna, secondo me, chiarire cosa indica. Cioè, avere una code coverage del 100% non significa avere un codice al 100% corretto. Vuol dire che non vi siete dimenticati di testare nulla. Poi da lì a dire che è tutto corretto è un altro paio di maniche. E per esempio il mutation testing vi darebbe questa sicurezza in più. Sicuramente bisogna puntare al 100%, ma arrivarci, come appunto ho appena detto, non è una garanzia. Diciamo che è un po', la vedo un po' come un puntare verso la luna. Quindi già se atterri sull'80-85 penso che sia una code coverage buona. Nei miei progetti ho sempre tenuto l'asticella almeno l'85%, 85-90-95, perlomeno nei progetti lavorativi. Ed è sempre stata secondo me una buona percentuale, più che altro perché ho visto che era la cifra che risultava nel momento in cui cercavo di testare con criterio, nel senso di scrivere tanti test unitari e un buon numero di test funzionali. Quel 5% che scappava spesso e volentieri erano situazioni limite che magari scrivevo per a volte anche solo accontentare l'analisi statica, quindi verificavo tutti i null, tutte le cose, eccetera, ma magari erano situazioni che non capitavano mai. O che erano magari molto difficili da riprodurre nei test perché magari erano. Tipo, che ne so, database che scoppia malamente, e allora semplicemente tiro un'eccezione, e quell'eccezione non è coperta. Quindi alla fine diciamo che, oppure magari setter e getter di entità, robe così. Diciamo che se vi manca un 5% potete non strapparvi i capelli. Quando mi capita invece di lavorare in open source, in quel caso cerco di essere più strict, forse anche solo perché mi fa piacere usarlo come modo per dare il meglio, ma anche perché, come dicevo prima, le librerie open source tendono ad essere sufficientemente piccole da poter dire, vabbè, facciamo sto sforzo e copriamo anche l'ultimo 100%. Spero di stare dando risposte, insomma,
esaustive. Ci sono altre domande? Vabbè, magari mentre ci pensate, nel frattempo vado a recuperare la nostra cara licenza omaggio che diamo sempre in palio durante i nostri incontri. Ne abbiamo sempre una, è una licenza JetBrains. Facciamo che usiamo come al solito random.org per decidere chi si becca questa bella licenza. Oggi siamo, vedo 13, però non vedo. Ah, ecco, avevo un po' i partecipanti nascosti. Quindi tolti io e Aurelien, facciamo 11 e vediamo chi è il fortunato vincitore. 5, allora 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Francesco, quant'è che non ci vedevamo? L'hai vinta tu la licenza, la vuoi? Francesco Laffi, scusate, c'è anche un altro Francesco. Vinta io, ciao, ciao Sì. Ale. Ciao Fra, Ciao l'hai a vinta tu se la tutti. vuoi. Mi hai beccato che in realtà ero un po' distratto. Guarda, la passo al prossimo, ma tanto io ce l'ho già fatta Va bene, dal allora lavoro, la cedo. rigeneriamo e vediamo chi è il prossimo fortunato. L'11, quindi l'ultimo. Taioli, Zeno, giusto? La vuoi tu la licenza? Non sono sicurissimo di riuscire a usarla, perché ho già due pezzi di JBrains, ma sì, dai, cioè, in realtà la prendo, dai. Mi è venuto in mente a cosa farne, perché dovevo Ok. pensarci. Tenete conto che appunto sono tutti prodotti JetBrains, poi non mi ricordo, ma credo che funzionino anche da insomma, proroga la licenza, se avete già una licenza, quindi Sì, dovrebbe. esatto. Infatti ce n'ho un pezzo da prorogare a breve. Esatto, ricordatevi più che altro che sono a scadenza breve. Lo so, Scrivimi in privato un indirizzo di mail e ti va giro la bene, licenza al grazie. più presto. Ok, ci sono altre domande nel frattempo che abbiamo fatto questo? No? Tanto ne approfitto per.